Cristiano Malgioglio sibillino su Instagram. Colpo di scena al Grande Fratello. Stasera andrà in onda la finale del Grande Fratello 15, e a poche ore dall'inizio dell'ultima puntata del reality condotto da Barbara D'Urso, Cristiano Malgioglio ha caricato sui social una foto e una didascalia veramente strane e misteriose. Il cantautore ha infatti postato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram un'immagine che ritraeva Veronica Satti insieme al padre Bobby solo, e nella didascalia della foto ha così commentato in modo lapidario: "Non è una novità che tra lui e solo ci siano state delle discrepanze anche durante il programma di Canale 5, a causa della decisione di Bobby di non voler vedere la figlia nemmeno per un caffè". In più occasioni, infatti, Cristiano si era schierato dalla parte della giovane concorrente, attaccando anche in diretta TV il collega. Le cose però sembravano alla fine essersi aggiustate. Proprio durante la semifinale andata in onda la scorsa settimana, Barbara D'Urso aveva informato Veronica che il padre avrebbe voluto soltanto farle terminare il gioco da sola per poi incontrarla una volta che le luci dei riflettori si fossero spente dalla casa più spiata d'Italia. Che qualcosa sia cambiato in questa settimana, e che tale cosa abbia fatto infuriare Malgioglio a tal punto di fare questo gesto sui social. Grande Fratello 15. Malgioglio misterioso sui social. Molti fan di Cristiano Malgioglio hanno quindi chiesto all'opinionista del Grande Fratello che cosa fosse successo, ma il paroliere ha deciso di non rispondere a nessuno. Che assisteremo questa sera ad un colpo di scena inaspettato. Bobby solo ha forse cambiato idea sul recuperare il rapporto con la giovane Veronica Satti. Oppure Cristiano si è irritato proprio contro la concorrente del GF per qualcosa che potrebbe aver fatto questa settimana contro il padre. Il cantante e Veronica non si vedono ormai da anni, e si sono sentiti per tutto questo tempo soltanto attraverso i loro avvocati. La Satti, alla fine, disperata, aveva chiesto aiuto alla D'Urso, che le aveva concesso vari spazi nel suo talk domenicale per fare il suo appello. Inizialmente l'epilogo sembrava prettamente negativo, tanto che lo stesso Malgioglio durante una delle prime dirette si era chiesto che padre potesse dire delle cose del genere di fronte alle lacrime della propria figlia. Tuttavia in seguito, soprattutto grazie alla partecipazione di Veronica a Grande Fratello, solo aveva cambiato idea aprendosi nei confronti della figlia, e augurandole addirittura di vincere il reality, come meritava.